Buongiorno, Mark. Ciao. Noi vi lasciamo soli. Ci vediamo domani qui a scuola, d'accordo? Ok. Divertiti oggi pomeriggio. Scusami, ma vedi, purtroppo vado un po' di fretta. Arrivederci. Oh, non ha nemmeno voluto fermarsi a parlare. Per caso avete litigato? No, nella maniera più assoluta. E perché è andato via? Poteva almeno dedicarti un paio di minuti. Tu non credi? È vero, hai ragione. Beh, adesso che ci penso... Anche domenica scorsa non ci siamo visti perché non poteva. Forse ha messo gli occhi su qualcun'altra. Su un'altra ragazza. Su, Strawberry, non è detto. Hai esagerato, Megan. La fai stare male inutilmente. No, è così. Ehi, ragazzi, in questi casi la cosa più saggia è chiedere consiglio a Mariko. E chi sarebbe questa Mariko? La sfera di cristallo. È un dispositivo per localizzare l'acqua Mew. Sì, ma non so se funziona. Cosa vuoi dire? Se il cristallo non si attiva, emette un segnale debole che si confonde con gli altri segnali, esattamente come è successo l'altro giorno, ricordate? Tra l'altro, se non è allo stato puro o ha delle barriere, l'individuazione diventa ancora più difficile. Che barriere? Potrebbe essere nascosto dentro un altro oggetto, oppure esserne un elemento decorativo. Sì, ho capito. Gli umani possono averlo utilizzato per altri scopi come fosse un cristallo qualunque. Esatto. Per esempio incastonandolo in un gioiello, e sulla Terra ce n'è un'infinità. Non sarà molto facile trovarlo. Come mai c'è tutta questa fila? Perché queste ragazze aspettano di essere ricevute da Mariko per una consulenza. Anche se è giovane è una brava indovina e le sue predizioni sono sempre esatte. Davvero. Chiedile come andrà la storia fra te e Mark, vedrai che ti sorprenderà. Grazie ancora, Mariko. Sei fantastica. Prego, la prossima. Certo, arrivo. Non farla aspettare. Vai, buona fortuna. Sì, grazie. Sono Strawberry. Piacere di conoscerti. Il suo sguardo mette i brividi. Dai, non devi avere paura. Si spaventano tutti la prima volta che mi vedono, ma è la mia espressione naturale. Stavi pensando che il mio sguardo incute paura, non è vero? Ma che dici? Niente affatto. Su, avvicinati. Sì, vengo. Dimmi, c'è qualcosa in particolare che vorresti chiedermi? Beh, a dire il vero, una cosa ci sarebbe. Riguarda un ragazzo che ti piace, ho indovinato, vero? Un momento, tu come fai a saperlo? Non ti ho ancora detto nemmeno una parola, scusa. Non sorprenderti, la sfera di cristallo sa tutto. Su, raccontami la tua storia, dai, non essere timida. D'accordo. Quindi ti sei accorta che il tuo ragazzo ti tratta con distacco. Se ho capito, sei preoccupata perché pensi che non ti voglia più bene, giusto? Sì, il concetto è questo. Oh. Io ripeto sempre quello che mi dice la sfera, e la sfera mi dice che non è un bravo ragazzo. Cosa? Forse faresti meglio a lasciarlo, sai? No. No, io questo non lo farò mai. Mark è sempre stato gentile e sincero con me. È un bravissimo ragazzo, ne sono sicura. In questo caso forse devi dargli maggiore fiducia. Hai detto che è sincero, giusto? Certo. Beh, allora consultiamo la sfera e sapremo quali sono i veri sentimenti che Mark nutre per te. Allora, su, non tenermi sulle spine. Voi siete fatti l'uno per l'altra. Oh, dici sul serio? Sì, ma bisogna che tu esprima più liberamente i tuoi sentimenti e le tue emozioni. Vuoi dire che devo essere più spontanea? Esatto, non reprimere quello che senti e diventerai una splendida sposa. Oh, una splendida sposa. Sei bellissima, Strawberry. Sarebbe la realizzazione del mio sogno.
Ma adesso, se non ti spiace, faccio entrare un'altra ragazza. Ah, certo, scusami. Grazie mille per la tua disponibilità. Buongiorno! Ah, scusate il ritardo. Per farmi perdonare, oggi mi impegnerò il doppio del solito. Cosa le hai preso? Non lo so, è tutta agitata. Strawberry è andata da un'indovina. Un'indovina. Che cosa? Mi sento in ottima forma oggi. Scommetto che sei tutta pimpante perché ti ha predetto qualcosa di bello. Possiamo conoscere il motivo per cui ti sei rivolta a un'indovina? Veramente no, è un segreto. Però sono pronta a mettere la mano sul fuoco che c'entra Mark. Paddy, ti interessa sapere cosa ho chiesto all'indovina? Mi interessa e come! Ehi, voi! Portate questi dolci al tavolo 6. Sì, subito. Ehi, a proposito di dolci, Kyle! Ehi! Scusa, Kyle! Sì, dimmi, Strawberry. Appena finisco il turno, posso prendere una torta da portare via? Figurati, nessun problema, scegli quella che vuoi. Grazie infinite! Tu sì che sei un tesoro! Devo esprimere i miei sentimenti più liberamente. Ho trovato la soluzione al mio problema. Sì, però questo non è per niente facile. Strawberry. Scusa se sono passata senza avvertirti. Ma dai! Veramente sono io che ti devo delle scuse per averti trascurata. È che ho un sacco di allenamenti. Su, coraggio, entriamo. Oh, Mark. Ho fatto proprio bene a seguire il consiglio di Mariko. Voglio andare a ringraziarla. Non lo so, non ho ancora deciso se andarci o meno. Sarà divertente. Lo so, ma... Scusate, sto cercando Mariko. Mi spiace, è uscita da un paio di minuti. Ho capito, grazie. Ehi, passa a me! Sì! Forza, gente, più grinta! Avanti. Chissà dove può essere andata, io non la vedo. Eccola. Chissà che sta fissando. Sonsuke, eccoti l'asciugamano. Grazie, ne ho proprio bisogno. Non sono un'indovina, ma ho la sensazione che le piaccia quel ragazzo. Grazie ancora, ciao. Ciao, Mariko! Ciao! Poco fa stavi guardando me, vero? Che vai a pensare? Sei diventato matto! Che bel complimento! Ah, senti, si dice che le tue predizioni siano sempre azzeccate. Ti stai facendo un nome come indovina. Beh, modestamente ci so fare. Se vuoi, predico il futuro anche a te. Che ne dici? Lascia stare. Non sono uno che crede a quelle cose. Beh, io invece voglio interrogare la sfera. Vedo che hai una cotta per una ragazza. Sì, può essere. E siete anche una coppia ben assortita. Come fai a saperlo? Devi fidarti di me. Come ti hanno detto, io non sbaglio mai le predizioni. Confida nel tuo amore e andrà tutto a gonfie vele. Mi piacerebbe, ma purtroppo non è una cosa così semplice. Che tipo è? Lei è testarda, ma è anche molto carina. Per il momento siamo legati da una grandissima amicizia. Secondo la sfera, il giorno propizio per dirle ciò che provi per lei è dopodomani. E il posto ideale per questa dichiarazione è in un parco vicino a una fontana. Ok, se lo dici tu, magari faccio un tentativo. Bravo, devi deciderti. Mariko, ti disturbo. Ciao, Strawberry. Volevo ringraziarti ancora. Ho seguito il tuo consiglio, lo sai, e devo ammettere che mi ha aiutato tantissimo. Oh, davvero? Sono contenta per te. Grazie. Senti, scusa se sono indiscreta, ma a te piace un ragazzo, vero? Il fatto è che ho notato che guardavi con un certo interesse un ragazzo della squadra di calcio. Però poi gli hai detto di aprire il suo cuore alla ragazza di cui è innamorato. Hai sentito tutto, eh? Scusa, non dovevo. Non importa, figurati. E comunque, hai frainteso la situazione. Fra noi non c'è nulla. Siamo soltanto buoni amici, credimi. Tutto qui. Sta fingendo.
È chiaro che ha una cotta per lui. Allora, hai finito di regolare il dispositivo? Ho finito. Ho anche captato un segnale interessante. Sarà meglio che andiate a controllare di che si tratta. Se è il vero acqua cristallo, reagirà alle gocce d'acqua Mew in mano nostra. Sarebbe possibile vedere da dove è partito questo segnale? Da quell'oggetto. Fin dall'antichità, gli umani usano delle sfere di cristallo per prevedere il futuro. Un metodo poco scientifico. Hai ragione. Ma se ci fosse una sfera capace veramente di fare le predizioni? Sì, col potere dell'acqua cristallo. Credete sia possibile? Non è da escludere. Per quanto ne sappiamo, il cristallo è dotato di poteri inimmaginabili. È la proprietaria della sfera. Memorizzatela bene. Già fatto. Il giorno propizio per dirle ciò che provi per lei è dopodomani. E il posto ideale è un parco vicino a una fontana. Mi domando se Sun Suki avrà il coraggio di rivelare il suo amore alla ragazza che gli piace. Oh, accipicchia, è lui. Devo trovare un posto per nascondermi. Aia! Mi ha spaventata. A chi lo dici? Come mai sei da queste parti? Beh, ecco io. È una bella giornata e volevo prendere un po' di sole. Restando dietro l'albero? E tu piuttosto, perché sei qui? Dovresti esprimere più liberamente i tuoi sentimenti. E tu devi intrometterti un po' meno, sai? Vuoi davvero che Sun Suki si dichiari a quella ragazza? Che cosa dovrei fare? Gli indovini non possono modificare i sentimenti. Eppure a me hai detto che dovevo manifestare quello che provo. Il tuo consiglio mi è stato di grandissimo aiuto. Mi dispiace, ma io devo assolutamente dirtelo. Sii sincera con te stessa, non avere paura dei tuoi sentimenti. Va bene anche così. Se lui è felice, vuol dire che sono felice anch'io. È il mio migliore amico da quando eravamo piccoli. Tu hai un oggetto che mi interessa. Ehi, ma chi è? Interessa anche a Strawberry, vedo. Oh, no. Non ti illudere, piccola. L'acqua cristallo non sarà mai tuo. Di che cosa parli? Ma si può sapere chi è? Non fare la finta tonta con me. Parlo della sfera di cristallo della ragazza. Ma scherzi? Niente affatto, e adesso te lo dimostrerò. Mariko, mettiti in salvo. Mariko? Scappa! Ma io... Fai come ti dico! Smettila! No. Vieni qui, tu! Che succede? Mariko, attenta! Tu, lasciala in pace! Oh. Oh no, cosa ti hanno fatto? Mettiti in salvo, fuggi via! Peccato, non era la sua forza che volevo, ma per ora mi dovrò accontentare. Oh no, ti prego, di qualcosa! Fusione! Aiuto! Ho paura! Newberry! Metamorfosi! Riuscirai mai a separare due persone che si amano in questo modo? Sappi che il tuo gesto non resterà impunito, la pagherai cara! Angeli protettori della terra custodi, no! Ti puoi atteggiare a eroina finché ti piace, ma l'acqua cristallo viene via con me, di questo puoi essere sicura. All'attacco, chimero elefante!
Che cosa ti importa? Dammi quella sfera, avanti! No, non ti avvicinare, sai! Non farlo! Ah! Resisti! No! 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 È mio, finalmente! Basta, lasciami andare! No! Ci vediamo, piccola! Questo me lo prendo io, d'accordo? Ma chi è? Tu non te ne vai da nessuna parte! Non ti permetteremo di portare nella tua dimensione l'acqua cristallo, chiaro? Mio padre! Ti abbiamo cercata dappertutto! Non ti sei fatta male, vero? Sto bene, non preoccupatevi! Voi recuperate l'acqua cristallo! Mollami, scimmietta! Non ci penso nemmeno! Via! Ah! Via! Non lo vedete! Stai tranquillo, Sunsuke, ti farò tornare come prima, fidati di me! Non posso usare l'arma, come faccio? Il Cavaliere Blu! Stai bene? Sì. È forte ma pesante. Usa l'agilità. D'accordo. A noi due! Avanti! Prendimi se ci riesci! Ala del cuore! Colpito in pieno! Eliminato! L'acqua cristallo! Oh no! Ragazzi! Presto, mio Barry! Sta cadendo! Oh. Levati di torno! Che spreco di tempo. Che ha detto? Non ci voleva. Stai tranquilla. Non era l'acqua cristallo. Io penso che l'acqua cristallo sia indistruttibile, ragazze. Allora cos'era? Una sfera normale. Abbiamo fatto tutta questa fatica per nulla. Già, sono esausta. Però c'è una cosa positiva. Eh? Quei due ragazzi ora stanno bene. Dimmi, che è successo? Ricordi qualcosa? No, come siamo finiti qui? Oh. Ascoltami. Sì, sì, lo so, hai un appuntamento ed è meglio che me ne vada. Beh, buona fortuna. Ma... Ehi, aspetta un attimo. Ah, Mariko, non l'hai letto l'SMS che ti ho mandato? Appuntamento a mezzogiorno nel parco davanti alla fontana. Non capisco. Che cosa vuol dire? Beh, mi sembra ovvio. Volevo stare un po' da solo insieme a te. La vuoi sapere una cosa? Hai scritto fontana con due N. Devi stare più attento. Basta, la smetti di prendermi in giro. Io faccio sul serio. Per me tu conti molto più di una semplice amica. Non hai ancora capito? Stavo aspettando te qui al parco. Ma, scusa, la ragazza di cui mi hai parlato? Lei è... testarda, ma è anche molto carina. Per il momento siamo legati da una grandissima amicizia. Allora, come devo fartelo capire? Sei uno sciocco! Eh? Perché non mi hai detto quello che provi per me? Avresti dovuto dirmelo prima! Dai, non piangere. Se te l'avessi detto subito, non avresti mai accettato di venire a un appuntamento con me, ne sono sicuro. Su, smettila di piangere. Mi dispiace, ma dovevi dirmi. Non avevo il coraggio. Dovevi trovarlo. È
Hai sentito la notizia? Quale notizia? Mariko ha smesso di predire il futuro. Sembra che la sua sfera di cristallo si sia rotta. Davvero? Non lo sapevo. Tra l'altro si è saputo che le sue predizioni erano tutte inventate. Inventava tutto? Certo, ma a fin di bene, lo faceva per incoraggiare le ragazze indecise o con poca fiducia in se stesse. No, fatemi capire una cosa. Allora, quando mi ha predetto che mi sarei sposata con Mark, era tutta un'invenzione. Tutta un'invenzione. Sbrigati! Sì, va bene, arrivo subito. Avanti, lumafona. Sì, eccomi, cosa devo fare? Volare? Oh, archio! Sei sempre la solita stroberra. Passano e le storie non cambiano, e il destino all'improvviso cambia il tuo DNA. Dimmi un po' chi sei.